Ciao! Nel video di oggi volevo mettere a paragone due prodotti per le sopracciglia. Parliamo del Brow Divine della Nabla e della matita Precision Eyebrow Pencil della Kiko. Allora, togliamo intanto dalla confezione quella della Kiko. Come si presentano? Si presentano così. Quella della Nabla mi ricorda un pochino le matite della Chanel. Quelle della Kiko invece sono delle matite oneste, senza troppi fronzoli per la testa. Vediamo le colorazioni. Allora, per quanto riguarda quella della Kiko, il colore è lo 04, mentre quella della Nabla è il Venus, quindi qui non abbiamo un numero ma abbiamo un nome. La punta della matita della Nabla è molto fina, è una, appunto, una micro micromina, e il colore è praticamente è durissima, cioè io sto insistendo. E praticamente non colora bene. Andiamo a vedere quella della Kiko. È anche in questo caso una mina molto piccolina, leggermente più grande ovviamente dell'altra, e la apriamo su qui. Anche questa è abbastanza dura come mina e bisogna comunque andare ad insistere. Vediamo se magari poi sulle sopracciglia otteniamo un effetto diverso. Qui ho una feritina. Quindi andiamoci a mettere la due molettine e in modo da liberare il campo di prova. Uno, due, così sono fermi. Ok, allora avvicino il mio specchio così da potermi vedere anche io. E andiamo. Allora, da questa parte applico Kiko, da questa parte applico Nabla. Andiamo ad asciugare il sopracciglio in modo da togliere eventuale sudore o residui di maschere, di creme che possono creare problemi. Quindi andiamo a tamponare. Ecco qua. Devo volare sull'occhio. Ok, tamponato, a posto. Allora, come vedete io ho delle sopracciglia comunque abbastanza definite e abbastanza piene, non ho grandi buchi. Comunque le faccio curare da Benefit, ho la ragazza che lavora nel negozio di Sephora a Viale Marconi che mi fa le sopracciglia con abbastanza frequenza e ormai sa comunque la misura, la forma e che tipo di sopracciglia io voglio. Voglio comunque una sopracciglia che sia piena, però che non sia spessa e che sia comunque naturale. Infatti anche quando poi mi fa la tinta e me la disegna non mi fa cose troppo strutturate. A me i ciglioni o le ciglia sono troppo strutturate, non piacciono, quindi è una cosa abbastanza naturale. Andiamo a disegnarla, avviciniamo un pochino, ok, e andiamocela a disegnare. Io vado semplicemente a fare quello che faccio sempre, quindi le vado a riempire. Allora, in questo caso si nota che la matita sta colorando, le sopracciglia sono un pochino più scure. E appunto sono più piene e più delineate. Io voglio andare a provare anche a fare una piccola codina proprio per vedere se sulla pelle del viso colora un pochino di più. Sì, in effetti si vede, non è un effetto molto, molto intenso, non è molto evidente, però comunque consente di delineare un pochino di più il sopracciglio. Ora lo vado a togliere perché comunque non mi piace. Ok, quindi il suo lavoro l'ha fatto, ha delineato l'occhio per la sopracciglia per quello che doveva delineare, però non è invadente, quindi è comunque la tipologia di sopracciglia, di matita che a me piace. Andiamo a provare con quella della Nabla, quindi il colore in questo caso è Venus. Da quest'altra parte, stesso discorso, andiamo a tamponare in modo da togliere tutti gli eventuali residui di altri prodotti, di creme e via dicendo.
Ok, ecco fatto. E andiamo, scusate se sono lucida, ma fa un caldo della miseria, e andiamo ad applicare appunto il colore. Allora, il colore della Kiko mi sembra un pochino più, più scrivente per quanto mi riguarda. Questo è molto delicato, dà un effetto molto molto delicato. Andiamo a fare anche qua la prova codina. Dov'è? Non si... aspettate, andiamo un pochino più giù. Sì, c'è, però ho dovuto calcare un pochino di più forse rispetto a quella della Kiko. Andiamo a togliere qui. Come colorazione sono pressoché identiche. Proviamo qui, aspettate, vi dizoom. Le provo qui. Allora, una, calco un pochino di più in modo che il colore si veda. Uno e due. Ok, allora dov'è? Come faccio? Vabbè, a vedere. Ecco qua. Allora, questa è quella della Kiko, questa è quella della Nabla. Quella della Nabla è leggermente più chiara, quella della Kiko è un pochino più scura, un pochino più intensa, però a vederle comunque così nella messe a confronto sono pressoché identiche. Ok, tracciamo un bilancio finale. Quale delle due comprerei? A parità di prezzo, ipotetico parità di prezzo, comprerei quella della Kiko. Perché? Perché quella della Kiko contiene molto più prodotto. Quella della Kiko infatti contiene 0,55 grammi. Quella della Nabla ha, a quanto riportato qui sulla confezione, contiene 0,085 grammi, o almeno è quello che c'è scritto qui, perché sulla questa custodia, sul prodotto in prop in sé non c'è scritto niente. Un plus da entrambe le parti è che quella della Nabla è prodotta in Corea, quella della Kiko il contenuto è prodotto in Italia, quindi la matita è prodotta in Italia. A parità di prezzo io andrei su quella della Kiko, fermo restando che comunque quella della Nabla è comunque un'ottima matita, perché come potete vedere comunque l'ho applicata e mi ci sono trovata bene. A voi la scelta, fatemi sapere voi se le avete sperimentate tutte e due, se vi ci siete trovate bene o male, e lasciatemi un messaggio qua sotto. Vi invito poi a mettere un mi piace e a iscrivervi al canale per aiutarmi appunto a far crescere questo mio spazio, che comunque mi accompagna ormai da una decina di anni. Detto questo, vi saluto, al prossimo video, ciao!